Ci siamo! Buongiorno interisti, buongiorno. Ragazzi, in questo momento vi do anche una notizia, ho avuto una promozione dal lavoro e sono diventato direttore di ristorazione, ho 7 ristoranti da gestire, quindi tutti i documenti, tutti i fogli, la sicurezza, il lavoro, l'igiene. Martedì parto su Parigi, quindi la stanchezza, ecco perché in questo momento sto facendo pochi video, però tranquilli che siamo qua, ragazzuoli. Allora, no, non mi dire che il biondo ha dato una nuova data. No, chi? Utarantina. Questo non è dissing, ragazzi. Però allora, a parte che quelli quando parlano succede l'incontrario. Zirze fatta lì, tra cazzo va il Milan. Non parlare, porca puttana. Benson non c'è più e Benson è ufficiale. Che poi parliamo anche di Benson. Allora, ragazzi, che cosa volevo dirvi? Ci sono un po' di cose da parlare, intanto su Goodmanson, sul discorso portieri, sul discorso Barellino, che mi dicono che ha già firmato in ufficialità, ci sarà quando rientrerà dalla nazionale, quindi non c'è nessun problema. Quindi Barella ha già firmato l'ufficialità, sarà comunque anche per l'Audi subito dopo a luglio, che quindi coincide con quello che vi ho sempre detto per quanto riguarda, ragazzi, era inutile dare un'ufficialità prima del 30 luglio, perché poi devi scriverlo a bilancio e quando vai a fare i calcoli per il bilancio consolidato è quello il discorso, non è che ti vai a mettere una spesa in più prima di fare il bilancio. Quindi una volta ci sarà il bilancio consolidato il 30 luglio, i vari rinnovi saranno iscritti a bilancio sul bilancio prossimo, quindi state tranquilli per quanto riguarda il bilancio. Per quanto riguarda per quanto riguarda il Celtrone, il biondo insieme a Utarandi, cioè a me dispiace anche andare contro, tra parentesi, degli interisti, perché già su YouTube c'è chi butta merda come Peter Pan e poi ci arriverò facendo un video apposta per quel personaggio là, perché adesso ha rotto i coglioni Peter Pan, hai rotto i coglioni, te lo dico, hai rotto i coglioni. Dammi un po' di tempo che mi riprendo un po' e vedi quante te le dico. Ormai ti stanno attaccando anche quelli della tua squadra, insieme ai milanisti, insieme ai napoletani. Ti stanno attaccando tutti, Peter Pan. Hai rotto il cazzo a buttare merda sull'Inter. Tutti ti stanno. Sei veramente uno scioquino. Rivenendo a quell'altra, su Bin Salman, che poi mi chiedo, oh, ragazzi, ma come cazzo è? Magari mica era uno che lavorava ai camping, non può chiedere a Bin Salman di comprargli un camping, così farà il responsabile camping. Però a parte che sta roba, questi stanno, a parte che hanno detto ci sarà un'ufficialità di Bin Salman all'Inter, che compra l'Inter i primi giorni di luglio, dopo ogni anno la stessa storia, mi domando io, ma di quale anno? Domanda. Questi hanno l'ignoranza, ragazzi, l'ignoranza. Questi hanno confuso l'invitazione della Meloni al G7 di Mohammed bin Salman a Milano, in Italia, l'hanno confuso con Mohammed bin Salman viene all'Inter per comprarsi lì a Milano per comprarsi l'Inter. Questi ragazzi non stanno bene, ragazzi. Questi veramente. Vabbè, comunque poi si vedrà. E poi, ragazzi, mi raccomando, non insultateli se i primi 10 giorni di luglio non c'è nessun Bin Salman, non andate a insultare, siamo contro la violenza, però è giusto anche che vi disiscrivete da quei canali che dicono puttanate, come adesso il canale di Peter Pan che dice sempre puttanate una dietro l'altra, canali come quelli che buttano sempre merda contro l'Inter. Io vi invito anche di non seguirli neanche più, di non dar neanche importanza a questi personaggi che alla fine, ragazzi, raccontano cazzate per far visualizzazione.
questo per loro è un lavoro, effettivamente per loro YouTube è un lavoro, perché non c'hanno un cazzo da fare nella giornata. Avete visto, sti giorni qua non ho fatto quasi nessun video, perché io ho altre cose da fare. Questi qua non campano se non fanno meno 20-30 video contro l'Inter, inventandosi puttanate. No, sto cercando un parcheggio. Inventandosi puttanate una dietro l'altra. Quindi veramente una roba vergognosa. Detto ciò, Benson, sì, Benson. Benson sarà ufficiale, come vi ho sempre detto, anche lui a partire da luglio. Quindi Benson a partire da luglio ha già dato, dai dati anche di Calcio e Finanza, 14 milioni all'Inter come caparra di accordo, e sono già a bilancio, quindi già va a dedurre il bilancio del 30 giugno. E ragazzi, bene, io vi ho detto, a me sarebbe piaciuto avere Paramount, perché quello che ha fatto Paramount Plus è stata una cosa epica quest'anno, con le maglie, con tutto quello che c'era, ed è stato molto bello. Adesso vediamo cosa faranno, intanto quanti altri sponsor arriveranno, perché comunque c'è da pensare a eBay, c'è da pensare a Lenovo, e vedremo se arriveranno altri sponsor dall'America, visto che Oaktree sta cercando il tutto per aumentare le sponsorizzazioni. Detto ciò, per Gudmundsson, ragazzi, Gudmundsson lo sappiamo, è lui il giocatore che arriverà all'Inter. C'è stato già l'addio con il presidente, il giocatore nel Genoa. Adesso vediamo l'Inter quando riesce a sferrare colpo. Comunque un accordo totale, ci sono stati già, vi ho raccontato più volte, 3 incontri, già venuto a Milano. Mi dicono già che sta cercando casa a Milano. Quindi su Gudmundsson, se vi dovessi dare una percentuale, mi sento di dire, stando con i piedi per terra, il 90% è dell'Inter. 90% è dell'Inter, non pensando quel 10% a causa dell'Inter, ma quel 10% a causa dei suoi problemi personali. Quindi penso che la sua situazione personale si è sistemata, è stato detto anche dal suo avvocato, quindi l'Inter deve cercare di trovare la soluzione per portarlo a casa, che è una soluzione di un prestito con magari qualche giovane un po' alla Frattesi, qualche giovane dentro al Genoa. Questo è detto. Per quanto riguarda Zirze al Milan, beh ragazzi, bravo il Milan, ma alla fine là davanti ci avranno un casino di giocatori da cambiare, quindi Zirze al Milan non mi preoccupa per niente, hanno fatto un ottimo colpo, ben per loro, e dovranno capire la situazione di Leao, dovranno far parte dell'assenza di Giroud, ecco perché hanno preso Zirze, e dovranno capire anche come opterà il loro nuovo allenatore, perché ragazzi, nuovo allenatore, cambia i schemi, tutto. Non sarà facile la prima annata, quindi sti cazzi del Milan che ha preso Zirze. Taremi sta tornando in forza dopo la tripletta, l'assist, non vede l'ora di arrivare a Milano. Il suo arrivo è previsto intorno alla quindicina di luglio, quindi a metà luglio, come tutta l'Inter. E adesso ragazzi, cominciamo con questo europeo, cercando di essere connessi con l'europeo. Infatti qua c'è il fogliettino che mi hanno dato. L'Italia gioca direttamente sabato 15 contro l'Albania, contro la squadra di Vinny, che saluto, un abbraccio, la squadra di Aslani, che ha parlato e che ha detto che è contento di rimanere all'Inter, per il suo futuro si vede all'Inter, anche se io vi ho detto, ragazzi, Aslani può essere che quest'anno rimanga, ma poi l'anno prossimo, perché arriverà Kefirin Thuram. Adesso, dopo la mia notizia che vi ho dato da tempo, vedo che Biasin, Romano, tanti altri ne stanno parlando. Beh, quello che vi ho sempre detto su Kefirin Thuram, Ausilio già ci ha parlato, Kefirin vuole venire all'Inter, vuole venire a zero, e questo ve l'ho detto quando
molto prima del battesimo di mio figlio, ma anche quando avevo fatto il battesimo di mio figlio, che mio cognato e la sua conoscenza molto vicino a Nizza gli aveva dato questa notizia che io vi ho dato. Quindi questo è il punto. Che dire, sempre solo Forza Inter, ama l'iscrizione al canale, a dopo.